ci ha preso il cuore nella vera libertà. Ogni giorno noi ci regaliamo a te. Cari amici telespettatori, oggi la telecamera di Kerygma, guidata da Andrea Burgio, come sempre, è arrivata all'interno della concattedrale di Santa Maria Assunta ad Orbetello, dove c'è stata l'ordinazione diaconale di Francesco Girelli. Un momento significativo, ricco di fede, ricco di significati, di valori, e come al solito che però ci fanno riflettere, ci invitano alla riflessione, perché i valori senza una adeguata riflessione perdono parte del proprio significato. E noi con questa puntata di Kerygma vogliamo invece invitarvi, come facciamo sempre o sovente, ad un'attenta riflessione. Lo faremo con le parole di tutti coloro che si sono avvicendati al microfono di Kerygma. Sentiremo delle valutazioni significative e profonde che ci faranno anche conoscere, attraverso le parole per esempio di Don Marcello Serio, il senso di essere diaconi. Ma poi sentiremo la fede, l'emozione, il perché si fa questa scelta, dalle parole di Francesco Girelli e di tutti i suoi familiari. Ma avremo anche le parole del Vescovo, Padre Giovanni Roncari, e quelle di Paolo Vignoli, Presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Pitigliano Sovano Orbetello. Insomma, tutto ciò detto in maniera sintetica, un giorno di grande festa, di festa per l'intera Diocesi, per l'intera nostra Diocesi, la Diocesi di Pitigliano Sovano Orbetello. Allora, possiamo partire con le immagini effettuate da Andrea Burgio e con le interviste che abbiamo realizzato. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani, con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Francesco, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Pace sia con te. Don Marcello Serio, allora noi gli chiediamo che cos'è l'ordine del diaconato all'interno della Chiesa. Dunque, il sacramento dell'ordine è diviso in tre gradi. Il primo grado è l'episcopato, che sta proprio ad indicare la pienezza del sacerdozio, e ce l'ha soltanto il vescovo. Poi il vescovo comunica ai sacerdoti il secondo grado, è quello che sono io, sono molti sacerdoti, e poi c'è il terzo grado, che è il diaconato.
che in realtà diciamo fa parte del sacramento dell'ordine, però nel corso dei secoli è stato un po' come una Cenerentola, no? Che ha avuto alti e bassi, è scomparso, è stato vissuto semplicemente come una esperienza rituale. Ancora si fa fatica a uscire da questa concezione, dove il diacono fondamentalmente lo vediamo nelle celebrazioni liturgiche, però poi la sua funzione è ridotta a poco più, oltre a questo c'è poco più. In realtà invece diaconos, come la stessa parola greca dice, è proprio colui che è chiamato al servizio. Abbiamo ascoltato nella liturgia della parola il libro degli apostoli, quando vengono istituiti 7 diaconi, cioè dice i sacerdoti è bene che si occupino della parola, della predicazione e del servizio delle mense, che dove sta ad indicare proprio un servizio un po' a tutta la comunità, se ne occupino i diaconi. Forse credo sia giunto il momento che i preti tornino a fare i preti e lasciano agli altri di svolgere i propri ministeri. Noi dal Concilio di Trento abbiamo un po' monopolizzato tutto, no? Quello che il mio vecchio professore, grande professore valenziano, diceva che durante le celebrazioni i preti hanno costruito la pedana plenaria, cioè dove hanno tutto loro davanti a sé e fanno solo, esclusivamente ed unicamente loro. Ecco, poi invece il Vaticano II ha riscoperto la ministerialità, dove non si tratta qui di spezzettare, un po' come il corpo umano, no? Ecco, ogni organo ha la sua funzione e deve svolgere quella. Il cervello deve fare il cervello, il cuore deve fare il cuore, poi tutti insieme formano il corpo vivente. Ecco, recuperare proprio questo, nella questa dimensione del servizio e della ministerialità, credo che dia questo input per una comprensione del diaconato vissuta prima e intesa come un dono per la diocesi. Il diacono viene ordinato per la Chiesa, non per una, come tutti quanti noi veniamo ordinati per la Chiesa, e per il servizio ai fratelli. Ovviamente non è che il sacerdote non è chiamato al servizio, ma ciascuno secondo il proprio ruolo, le proprie capacità e il proprio dono sacramentale. Paolo Vignoli, presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Pirigliano San Orbetello, era presente alla celebrazione per l'ordinazione diaconale di Francesco Girelli. A lui chiediamo le sensazioni, le valutazioni, le riflessioni, le emozioni, il senso di questa giornata. L'emozione è grande, prima di tutto perché Francesco è un amico, abbiamo avuto modo anche di frequentarci, quindi è l'emozione di un'amicizia fraterna. Ho imparato a conoscerlo anche nel servizio svolto presso la parrocchia qui di Orbetello, e devo dire, insomma, l'ho apprezzato sempre di più come persona, e più in generale posso dire il pensiero va al ministero che Francesco da oggi ricopre, quello del diaconato, che è essenzialmente, l'ha già detto il Vescovo nell'omelia, è essenzialmente servizio. Con l'augurio davvero che ciascuno di noi, Francesco come diacono, ciascuno di noi come membro del popolo di Dio, possa fuggire quella tentazione in realtà sottile, no? Per cui uno confonda il servizio agli altri con la soddisfazione dei propri egoismi, delle proprie ambizioni. Ecco, questo è veramente il lavoro che gli faccio, ma conoscendo Francesco personalmente non ho dubbi che la fuggirà in maniera molto efficace. Seduti sulla panca, sulle panche della concattedrale Santa Maria Assunta di Orbetello con il nostro vescovo, con padre Giovanni Roncari. Eccellenza, oggi è stata questa ordinazione diaconale di Francesco Girelli, un altro momento importante per la Chiesa Universale e per la nostra Chiesa, la Chiesa di Pitigliano Sovana Orbetello. Sì, prima di tutto si parte dalla Chiesa locale, no? Chiesa Universale senza la Chiesa locale rischia di essere un'astrazione, come l'umanità. Sì, si può, ma esisto io, te e tutto il resto, insomma, ecco. E così la Chiesa locale è a riferimento alla Chiesa Universale, perché è la stessa fede, e la Chiesa Universale si concretizza. C'è una bellissima espressione del canone che abbiamo detto ora, no? Durante la messa. Ricordati della tua Chiesa, Signore, diffusa su tutta la terra e qui raccolta. Non un pezzettino. Qui raccolta.
nel giorno in cui Cristo, eccetera, eccetera. No? Quindi viviamo questo momento sempre nei sacramenti, ma direi in maniera particolare nel sacramento dell'ordine, questa apostolicità della Chiesa. Ecco, questo è il momento bello anche per questo, insomma. Eccellenza, l'ordine del diaconato ha avuto una riscoperta negli ultimi anni anche all'interno della nostra diocesi. Sono tanti i diaconi. Chi si avvicina a quest'ordine, all'ordine del diaconato? Beh, non tantissimi, perché non deve essere visto come andare a servire la messa. Il diaconato, come tutta la liturgia che abbiamo celebrato, ci ha fatto messo davanti, è un ministero che rappresenta Cristo servo nella sua comunità, nella sua chiesa, a disposizione poi sia del vescovo che del presbitero, ma di tutto il popolo cristiano, nel servizio, intendendo con questa parola servizio una parola molto concreta, non una teoria, una parola molto concreta. Poi in ogni chiesa, ecco, qui si tratta di vedere quali tipi di servizi possono essere più urgenti, più convenienti, quali magari hanno fatto il loro tempo e quali se ne può fare a meno, non lo so. Qui è il discernimento della chiesa locale che poi fa il programma della vita di un diacono. Eccellenza, è sempre un bel momento di comunione questo, no? Siamo in piena estate, si sa, durante l'estate si tende più a soffermarci, a concentrarsi su altri aspetti sicuramente più frivoli, però questi sono sempre bei momenti di comunione. Sì, e l'abbiamo scelto questo giorno perché inizia la festa dell'Assunta, che è il titolare della cattedrale, quindi la festa della Madonna, la più antica festa, per Santa Maria si dice in Toscana, senza bisogno di aggiungere altre espressioni, no? L'Assunta l'abbiamo fatto della mattina per dare la possibilità al clero anche di partecipare, perché stasera ci sono le messe vespertine, ci sono l'orario, diciamo, della solennità, ecco. La ringraziamo, eccellenza. Francesco Girelli, ordinato diacono. Allora, se puoi presentarti agli spettatori di Kerigma, chi sei, cosa fai nella vita, come nasce questa vocazione? Ma io, diciamo che vengo da una famiglia semplice, dove mia mamma Maria, oggi presente, e mio papà Geremia mi hanno insegnato quei valori che oggi ognuno di noi vorrebbe trasmettere ai propri figli, perché davvero potrebbero essere il sale della vita e quello che ti aiuta magari a superare anche certe problematiche che la vita appunto ti presenta. E questo mio percorso che mi ha portato al diaconato, all'ordinazione di oggi, viene anche questo da molto lontano. Io ho sempre ammirato, mi ha sempre colpito questa figura che quando è all'altare serve il celebrante, sia esso vescovo o sacerdote. E pian pianino, approfondendo questa cosa, diciamo che mi sono addentrato sempre di più a questo aspetto che è la diaconia, il servizio, poter far capire alla gente che oggi non è davvero difficile poter affrontare quello che la vita ci propone. Basta essere docili alla parola di Dio. La parola di Dio è una cosa talmente semplice, Gesù la chiama un giogo soave, talmente semplice che basta che noi ci possiamo adagiare, adeguare, ripeto, essere docili, poi ci conduce da sola. Gesù ha una risposta per tutti i problemi, per tutte le domande che la vita ci può porre. Basta, ecco, che nella nostra umiltà riusciamo pian pianino, anche nei momenti di negatività, consapevoli che Lui c'è sempre a fianco, che sempre ci aiuta. La mia famiglia è una famiglia semplice, nata qui a Dorbetello fin dagli anni, noi siamo arrivati qui nel 78, avevamo solo Luca il grande, poi è arrivato Simone e pian pianino ci siamo addentrati nella vita comunitaria, nella vita della parrocchia, e sempre il Signore ci ha guidato, sempre è stato a fianco a noi. E vivere da soli oggi davanti alle difficoltà, senza un aiuto, come accade nelle normalità delle famiglie, l'aiuto dei genitori, l'aiuto dei parenti, comunque noi eravamo soli qua, abbiamo vissuto da soli, però pian piano
pianino siamo arrivati ad oggi, due ragazzi splendidi che mi danno delle grosse soddisfazioni, una moglie stupenda che nonostante le difficoltà di questo percorso, perché ecco la diaconia, il servizio comunque ti coinvolge, a volte ti tira anche fuori da quelle che sono le problematiche della famiglia, però ecco immediatamente dopo uno deve rientrare, capire, valutare, discernere e conciliare, equilibrare tutte queste cose. Devo ringraziare la mia famiglia che mi ha portato a questa giornata che ha visto la mia ordinazione diaconale e sempre con loro aiuto, soprattutto con l'aiuto di Dio, cercherò di portarla avanti nel migliore dei modi. Vogliamo allora sentire la tua famiglia, l'hai descritta perfettamente, vuoi ricordare ai nostri telespettatori com'è composta? Certo, mia moglie si chiama Gabriella Paolelli, è come me una diciamo cittadina del paesello che si chiama Caprarola in provincia di Viterbo, sui Monti Cimini. E i nostri ragazzi, Luca il maggiore e Simone il minore, ci corre 7 anni fra loro, ecco, sono cresciuti nel seno di questa famiglia che pian pianino da sola è andata avanti, ripeto, e non è oggi semplice. Io mi ricordo che arrivavo a casa da una giornata di lavoro e trovavo Gabriella che mi mollava i ragazzi e lei partiva con le faccende di casa. Questo un pochino è il nostro vivere come giovani famiglia che ci ha portato fino ad oggi. Abbiamo festeggiato 40 anni di matrimonio il 29 di luglio scorso, sicché facciamo i complimenti anche perché sei giovanissimo. Sì, forse ecco, parlare di Dio, chiedere il suo aiuto, pregarlo tutti i giorni probabilmente può condurre anche a questo, a avere una giovialità che aiuta anche nel modo di essere. Grazie e complimenti. Grazie, grazie a voi e buon lavoro. La signora Gabriella Paolelli, moglie di Francesco. Allora, signora Gabriella, come si vive questa esperienza di fede? Beh, un'emozione forte, il cammino non è facile, per me non lo è stato facile, però piano piano sono entrata, diciamo, in punta di piedi e sono contenta. Una bella giornata. Sì, bellissima, bella cerimonia e tutto bene. La ringraziamo. Bene, grazie, grazie a voi. Ecco qua i figli di Francesco. Allora, iniziamo da Luca Girelli. Allora, innanzitutto abbiamo fatto i complimenti al babbo per la scelta di fede, ma anche per l'età giovane, perché a vedervi sembrate 3 fratelli, e questo è merito del babbo, che dimostra molti meno anni di quelli che evidentemente ha. Però al di là di questa battuta, che è una considerazione vera, dobbiamo chiedere, sia orgogliosi di avere un babbo così. Luca Girelli. Sì, l'orgoglio è tanto, devo essere sincero, questa è una goccia in un oceano di orgoglio, perché io, per quanto posso parlare di mio padre, è sempre stato un padre presente, non ci ha mai fatto mancare nulla, e questo, ripeto, è un ulteriore orgoglio che mi fa essere contento e orgoglioso di essere suo figlio, per come si è sempre comportato con noi e soprattutto come ci ha fatto crescere e come ci ha educati, insegnandoci, dandoci delle direttive per il discorso di come si svolge la vita, facendoci conoscere anche nel momento giusto cosa significa fare un sacrificio, per poi lasciarci andare con le basi solide, secondo me. Quindi sono orgogliosissimo di mio padre. Complimenti, perché delle parole significative, profonde, diciamo, che fanno capire tante cose. Complimenti per queste valutazioni, per queste considerazioni di Luca Girelli. Il fratello di Luca e il figlio di Francesco è Simone Girelli. Chiediamo anche a te le emozioni che stai provando in questo momento. Ma una giornata molto molto emozionante, un percorso che si è concretizzato oggi, ma che è partito tanto tempo fa, che noi abbiamo vissuto insieme a papà, insomma, supportandolo per quel che ci era, che era nelle nostre condizioni fare. E che dire, papà è sempre stato per me un punto di riferimento, un idolo proprio a tutti gli effetti, un punto di riferimento a cui ispirarmi per il mio cammino di vita. Diciamo, oggi si è concretizzata una cosa importantissima, soprattutto per lui,
però ecco, non va a modificare quello che è il nostro pensiero, ossia che quello che noi siamo oggi è merito suo e di nostra madre che ci hanno educato tenendo come punto di riferimento appunto la dottrina, la disciplina, la correttezza, la lealtà e tutte queste doti importanti. Belle riflessioni anche quelle di Simone Girelli. Concludiamo con una considerazione sulla cerimonia. Il vescovo che impartisce le mani al nuovo diacono, a Francesco Girelli, ma tutti i sacerdoti presenti, tutti i presbiteri presenti. È stato un momento davvero bello, toccante, ricco di fede. Sì, molto emozionante. Io l'ho seguito con particolare attenzione proprio perché, diciamo, sono cerimonie che non si svolgono frequentemente, soprattutto per chi come noi magari vive un po' meno, in maniera meno assidua quello che concerne insomma la messa della domenica o comunque questo tipo di cerimonia. Molto emozionante, molto toccante, soprattutto vedendo papà che era, diciamo, il protagonista di questa giornata. Grazie e complimenti. Cari telespettatori, avete ascoltato che belle parole. Che splendide emozioni ci hanno regalato tutti gli interlocutori di Kerygma. Ma avete visto anche che belle immagini significative che ci hanno trasmesso emozione, fede, ci hanno fatto riflettere, pensare, emozionare. Pensate quante cose in poche immagini, quante cose riescono a trasmettere delle parole espresse bene, come le hanno espresse i nostri interlocutori. E allora, cari telespettatori affezionati di Kerygma, dalla concattedrale di Santa Maria Assunta di Orbetello è tutto per quanto riguarda l'ordinazione diaconale di Francesco Girelli. Voi oramai lo sapete, Kerygma torna al prossimo appuntamento sempre su TV9 per raccontare un'altra pagina di storia, di vita e di fede della diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello. Ci ha preso il cuore.